RCM 104, Radio Web, buon ascolto. Ora in onda 104 News, notiziario di informazione. Is Progressive Nation. Terry Stewart on Trans Energy. You now in the mix. Buongiorno e benvenuti alla rubrica di informazione 104 News. Cominciamo subito con la prima notizia. Covid, i nuovi casi sono 776. 24 invece sono le vittime. Il tasso di positività è a 0.4%. Speranza dice oltre 51 milioni di dosi di vaccini, ma la partita non è ancora chiusa. Redazione ANSA, 30 giugno 2021, sono 776 nuovi positivi al test del coronavirus oggi in Italia e nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero. Le vittime, come dicevamo, sono 24 in un giorno, mentre ieri erano state 42. Sono 185.016 i tamponi molecolari ed antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 190.635. Tasso di positività che sostanzialmente non si muove, infatti rimane stabile allo 0.4% rispetto allo 0.3% di ieri. I dati delle ultime settimane hanno segnato un importante miglioramento e sono frutto di una campagna di vaccinazione davvero molto positiva, in cui continuiamo a fare oltre 500.000 dosi al giorno e abbiamo avuto oltre appunto 51 milioni di dosi somministrate. Tuttavia la priorità delle prossime settimane sarà ancora la lotta contro il Covid, perché è vero che siamo in condizioni molto migliori di qualche settimana fa, ma non possiamo considerare chiusa la partita. Dobbiamo coltivare il percorso di gradualità iniziato il 26 aprile, così dice il ministro della Salute Roberto Speranza al convegno Unipol Condividere per non dividere. Rimaniamo in tema Covid, ma andiamo nella regione dell'Alto Adige per due notizie. La prima dice 1.559 positivi dopo il vaccino su 265.000 persone che hanno ricevuto almeno una dose. Redazione ANSA, Bolzano, 30 giugno. Sono 1.559 le persone che in Alto Adige sono risultate positive alla Covid-19 dopo essere state vaccinate con una o due dosi. Il dato accertato al 16 giugno scorso è stato riferito dall'assessore provinciale alla sanità rispondendo in consiglio provinciale ed una interrogazione di Enzian. In Alto Adige circa 265.000 persone hanno ricevuto almeno oggi una prima dose, dato del 25 di giugno.
Altra notizia, sempre dall'Alto Adige, Covid, sospesi i primi 115 sanitari no vax. Concluso iter di verifiche dell'azienda sanitaria. Redazione ANSA, Bolzano, ancora 30 giugno. Domani in Alto Adige, 115 operatori sanitari non vaccinati non si potranno più presentare al loro posto di lavoro. Lo apprende l'ANSA dall'azienda sanitaria che ha concluso l'iter di verifiche. L'atto di accertamento è già stato notificato agli operatori che, in un primo momento, non potranno più lavorare nei reparti e poi rischieranno la sospensione retroattiva. In Alto Adige il movimento Novax è molto radicato, anche tra il personale sanitario. Il personale sanitario non vaccinato che ha ricevuto la notifica da domani non potrà più lavorare nei reparti. L'azienda sanitaria nel giro di pochi giorni verificherà la possibilità di demansionamento oppure smart working. In caso di esito negativo, la sospensione avrà un effetto retroattivo dal giorno della notifica dell'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale. Notizia ANSA. Ancora Covid, questa volta andiamo in Germania, dove il vaccino CureVac tedesco è efficace solo al 48%, al 53% nelle persone tra i 18 e i 60 anni. Redazione ANSA, Roma. La tedesca CureVac ha annunciato che i risultati finali della sperimentazione hanno mostrato che il suo vaccino contro il Covid-19 ha un tasso di efficacia di appena il 48%, molto inferiore a quello sviluppato dai rivali del mRNA BioNTech e Moderna. L'azienda ha affermato che il suo vaccino ha avuto risultati leggermente migliori tra le persone di età compresa tra i 18 e di 60 anni rispetto ai gruppi di età più avanzata, con un'efficacia che dal 48 sale al 53%. La società ha affermato che il suo processo è stato complicato dalla prevalenza di numerose varianti di coronavirus. Restiamo ancora in tema Covid, studio cani e gatti contagiati dai loro padroni. Improbabile il contrario, ma non c'è il rischio zero. Redazione ANSA, Roma, 1 luglio, persone con il Covid che hanno cani o gatti potrebbero contagiarli. Questa è la conclusione alla quale sono arrivati i ricercatori dell'Università di Utrecht, che hanno fatto il tampone a 310 animali domestici in 196 case in Olanda, dove c'era almeno una persona con il coronavirus. Il risultato è che 6 gatti e 7 cani hanno dato esito positivo, mentre 54 presentavano anticorpi contro il virus. Se hai il Covid dovresti evitare il contatto con il tuo cane o il tuo gatto, proprio come fai con gli esseri umani. Così ha spiegato la dottoressa Els Broens. La preoccupazione maggiore non è per la salute degli animali, quasi tutti erano asintomatici o con sintomi lievi, ma per il rischio che cani e gatti possano fungere da incubatore del virus e reintrodurlo tra le persone. Quanto al rischio che gli animali domestici possano contagiare i loro padroni, i ricercatori sono dubbiosi. Non possiamo dire che il rischio sia zero, ma al momento la pandemia è ancora guidata da infezioni da uomo a uomo. Ancora così spiegato la dottoressa Broens. Giriamo pagina, rimaniamo in tema Covid, il Green Pass oggi taglia il traguardo, l'Europa riapre ai viaggi. Bruxelles ne raccomanda l'uso per concerti, teatri e ristoranti. La corsa dell'Europa per salvare l'estate taglia così il traguardo. A soli 3 mesi e mezzo dal primo coraggioso ma dibattuto annuncio di Bruxelles è tutto pronto l'esordio del Green Pass Covid, il lascia passare pensato per ridare agli europei la libertà di viaggiare nel vecchio continente dopo la paralisi causata dalla pandemia e per ripopolare spiagge, città, montagne e luoghi d'arte, aiutando il turismo così a rialzare la testa.
Nel prossimo articolo parliamo invece di discoteche, dove slitta la decisione di riapertura. Infatti l'articolo cita: slitta la decisione sulle discoteche, c'è l'ipotesi Ristori. La questione è stata affrontata in Consiglio dei Ministri, ma non c'è ancora il via libera. Roma, 1 luglio, slitta ancora l'apertura delle discoteche. Secondo quanto si apprende da fonti di governo, la questione sarebbe stata affrontata a margine del Consiglio dei Ministri, ma non si sarebbe mai arrivati ad una decisione definitiva. Sul tavolo però sarebbe stata messa la possibilità di riconoscere delle risorse per le mancate entrate subite dall'intero settore fino ad ora. Mentre dagli europei di calcio arriva questa notizia, sempre ANSA: europei 2 punti, stop di Londra ai tifosi, quasi 2000 contagi in Scozia. Inghilterra non venderà i suoi biglietti per l'Olimpico. Il Viminale lavora ad un piano di rafforzamento dei controlli. Usciamo dal tema Covid, il prossimo articolo: Schmidt rilancia la proposta della tassa del panino per le città d'arte. Il direttore delle Gallerie degli Uffizi, da far pagare, dice, ai locali di street food per sostenere costi per pulizia strade. Redazione ANSA Firenze: sarebbe giusto, dice Schmidt, introdurre una tassazione aggiuntiva per i locali di street food. Insomma, quelli che non offrono ai propri clienti spazio e tavolini, ma li costringono a mangiare per strada. Questa la proposta avanzata in un'intervista a QN dalla direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, per le città d'arte, tra cui Firenze, anche per arginare il fenomeno dei turisti da toccata e fuga, ma soprattutto perché mangiando in strada sporcano. Giriamo pagina, parliamo di energia. ARERA dice più 9.9% bollette elettricità, mentre per il gas il 15.3% in più per il terzo trimestre. Redazione ANSA Roma, 1 di luglio, il forte aumento delle quotazioni delle materie prime avrebbero portato ad un aumento di circa il 20% della bolletta dell'elettricità, se il governo non fosse intervenuto con un provvedimento di urgenza per diminuire la necessità di raccolta degli oneri generali in bolletta del prossimo trimestre. Lo comunica la ARERA in una nota annunciando che l'incremento definitivo è del 9.9% per la bolletta dell'elettricità e del 15.3% per quella del gas nel terzo trimestre del 2021 per la famiglia tipo 1 in tutela. Prossima notizia: da oggi l'assegno per i figli minori ad autonomi e disoccupati. Al via anche maggiorazione per gli assegni al nucleo familiare. Redazione ANSA Roma, 1 di luglio, da oggi fino al 31 dicembre 2021 è possibile presentare la domanda per l'assegno temporaneo, la nuova misura di sostegno ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare, cioè lavoratori autonomi, disoccupati, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione da lavoro autonomo e nuclei familiari che non hanno tutti i requisiti necessari per avere diritto all'ANF. Ad annunciarlo è l'INPS. Qui si chiude la nostra rassegna stampa, la nostra rubrica 104 News. Ricordiamo naturalmente gli orari ai quali potrete porvi all'ascolto, e sono le ore 7 del mattino, le ore 10, le ore 13, nello spazio informativo e pomeridiano delle ore 16 e l'edizione serale delle ore 19. Ricordiamo inoltre l'edizione speciale della notte delle ore 4. Ricordiamo inoltre che è possibile ascoltare la rubrica 104 News, come tutte le altre rubriche informative e quelle musicali, su RCM 104 Radio Web, scaricandovi le app dagli store dei vostri apparati smartphone e tablet, oppure sintonizzandovi attraverso il sito internet www.rcm-104.com. Con questo è tutto, dallo studio 1 di Corbetta vi auguriamo una grande e buona giornata a tutti. Ciao!